Eccoci ragazzi, ben ritrovati. Siamo tornati. Siamo ritornati dopo una lunga attesa. Eh beh, però dobbiamo dirvi un paio di cose. Prima vorremmo dare le condoglianze al nostro al cameraman Enrico. Il nostro cameraman che gli è morta. È venuta a mancare la nonna. La nonna. Condoglianze, siamo vicini. Volevamo dire. Anzi, facciamoglielo dire al nostro fortunato. Eh beh, si cambia il palinsesto, ragazzi. Si cambia tutto. Siccome questo canale, prima era passato da un altro nome pure, no? Ha compiuto un anno proprio questa settimana, allora vorremmo dare uno spicco, cioè, come si dice, una spinta in più, cercare di cambiare un pochettino. Un po' di luce, dai. Un po' di luce, infatti c'è Fabio ora che ci sta accecando, però non fa niente. Ci acceca con la luce, comunque siamo nella sua casa oggi, nel nostro studio, diciamo, nel nostro nuovo studio. Futuro studio, ci vedrete parecchie volte qui. Video, comunque. Fuori, per strada, quelle cose non si faranno più. Fa freddo! Diteglielo a Marcello Chirico, per favore, che si è fissato che qua arriva in ritardo l'inverno. No, fuori 10 gradi ci sono questo momento. Anche siamo in provincia di Brindisi che... Non posso fare video con il giubbotto. Sto bene qua a casa. Il tempo, anche se è inverno... Però inverno, dai, freddo, dai. Comunque ragazzi, comunque, c'è una schermata dietro che fa vedere chi siamo. Ogni tanto farò vedere anche qualche partita, magari qualcosa qua dietro vedrete voi. Qualcosa di... Ne vedrete delle belle, dai, comunque. Non faremo più quello che faremo. Scherzeremo un pochettino anche sulle giocate, molto di sui più, giocatori. Però, dai, prenderemo proprio per il culo. Non facciamo più i giornalisti come prima. No. Adesso si cambia proprio. Quindi i playoff di ieri non ci sono più. Quindi siamo ritornati. È un po' triste però, dai. Lo so, dai, però bisogna cambiare un po' di cambiamenti. Un po' di spinta, 500 visualizzazioni non fanno. Un po' di spinta, ci vogliono i like anche, però. Cerchiamo di fare qualcosa che a cui penso che... A cui la quale, perché... La quale può piacere alle persone che... La quale che... Coloro che ci guardano in quel buco di telecamera. Quel foro? Potrà quello? Piacere, quello. Quello là? Potrà piacere, sperando, dai. Eh sì, parecchio. Magari. Una sfuma. Comunque di spero che pure a livello di audio siamo un'altra cosa. Siamo al top in questo contesto. Vabbè, siamo top. Sì, telecamera, sì. Stambecco. Ti ricordo che in questo contesto. In questo contesto, il nostro caro amico. Vabbè, non. Sì. No, comunque, ragazzi, vado le ciance. Ciancio le bande. Ciancio le ciance. Basta che si ciancia. Basta che si ciancia. Forza Juve. Vai. Oh, questa sera. Che cosa c'è questa sera? Juve Pescara. No, a me mi aspettavo. E vinciamo. Stasera vinciamo. Io ho messo sul fantacalcio Benatia. E come al solito Benatia non convocato. Io ricordo che il padre in intervista ha detto che questa sera il Pescara vince. Sì. Giocatelo, ha detto pure. Ha detto vabbè, dammi i soldi a me, le tengo io. Per fatti miei. No, ragazzi, dovremo... Domani c'è il derby, però. Domani c'è il derby, sì. Domani c'è sì, il derby. Sì. Anche l'Orlo Lugano, dai. Derby Shanghai-Pechino. Secondo me, sai cos'è che dovremmo cambiare? Non fare più giornalisti, perché giornalisti ce ne sono troppi, fin troppi. Troppi. Certi quindi dicono pure cazzate, a quanto pare, come la cazzetta già, allo sport. E Bargigio che dice quelle cazzate. Poi c'è Bargigio con la barba lunga così... Ebbene Messi, un giocatore del Milan da questo momento. Comunque, rispetto per Baggiglio. Rispetto per grande Baggiglio, bravo. Chi se ne frega di giornalisti, noi siamo tutt'altro. Dovremo fare quello che sappiamo fare meglio. Farvi divertire. Spero che vi facciamo divertire. Se non vi facciamo divertire, ve ne andate a... Vedremo di trovare qualche nomignolo per iniziare la puntata. A te come potrei richiamarti? A te Marcellino Pane. Non c'entra con Gabriele. Gabrielino Panevino. Vabbè, rimaniamo ai playoff. Però era Marcellino Panevino. Marcellino. Però non è venuto Pioli. Piolino. Piolino. Che faceva la parte nella famiglia Strong, là, di Manuel. Se non sbaglio, se ne norma. Non dire parolacce. Manuel. Dacce. Grazie, ti chiamerò Fortunato. Lo sfortunato. Io non ne faccio schedine. Ma secondo me dovresti farle, poi sì. No, vabbè, comunque, magari fortunato quello. Secondo te dovrebbe farle le schedine, giusto? Secondo me guadagni di più i sensi che non le fa.
più figura. Beh, sì, quello sì. Più figura. Comunque può diciamo darsi, che dai. Chiellini questa sera non giocherà, no? No, no, stasera gioca solo, non gioca nessuno. Non giocherà perché Buffon farà giocare in difesa. Chiellini ora è con noi. O 3-5-2, Buffon in porta, Buffon in difesa. Ora è con noi Chiellini, ora è con noi Chiellini. Chi è la te, mannaggia. No, no, no. Comunque ragazzi, andiamo a smadonnare. A smadonnare. No, mi dicono gli autocall di Buffon. Sono grandi gli autocall. Sì, sono un loro fan, no, tra l'altro. Complimenti ragazzi. Comunque ragazzi, ci stavo pensando, a uno youtuber che è molto bravo, che diciamo che ammiro, cioè sì. FabiJ. Beh, vogliamo prendere molto spunto da lui, tra l'altro. Sendo non che copiarlo, noi siamo, no, copiare no, no, sì. No, questo no, mai. Non sia mai, va. Rispetto per queste cose, sì, quindi sì. Non si... Però è un... No. È simpatico, no. È diretto. Essendo che noi siamo partiti come opinionisti, giornalisti, scherzare, tifosi, juventino, tifoso interista, non dovremmo cambiare tipo da sport, andare a giochi, gaming, queste cose, no. Tra però... prossima settimana, ok. Ok, ok. Ho il rugby, okay, proprio. Vabbè, vai. No, no, dai, a parte gli scherzi, ovvio, dovremmo rimanere sempre su quella base dello sport. Quindi magari potremmo fare qualche piccola puntata di gaming su FIFA, su qualche partitella ci sfidiamo a FIFA. Magari. Cioè, non tipo, c'è partita, Non c'è partita perché... Ma giusto per farvi ridere, dai, cerchiamo di farvi ridere, fare qualcosa di bello sperando che voi fa piacere. Sperando di fare video oltre 10 minuti. Fa niente, basta che perdi FIFA, secondo me non perdi FIFA. No, vabbè, tu sei più PES. A parte prendo lui è più PES, la Juve, quindi già in automatico la squadra è più forte. Ma secondo me io se prendo su Inter Juve, secondo me la squadra, la più forte squadra tra Inter Juve è l'Inter, perché ha dei giocatori molto più forti. Ma che stelli? No, è vero. Se vediamo sulla carta, se tu all'inizio campionato vedi la squadra dell'Inter con la squadra di Juve, secondo me la squadra dell'Inter, vabbè, lasciamo stare come sta andando perché si vede. Però era molto più forte. Però FIFA non ha cacciato via De Boer. No, no, ma neanche c'era scritto De Boer. No, no, non l'aveva neanche. Dice Mourinho. Mourinho è rimasto. Lo special one. Ma qualche partitella la faremo, faremo il video magari, giusto per farvi vedere come perde il ragazzo. Dai, cattivo che è, un cattivone. Dai, dico la verità. Lui perderà. Lo faccio per voi, vincerò contro di lui. Vai, poi scommettiamo, vediamo cosa succederà e vediamo. Sì, in diretta. Sopra. Soldi non veri, senza, soldi veri. Non senza partire dal secondo tempo, primo tempo, già dal primo minuto. Vedete tutta la partita. Tutta la partita. Non mettiamo e le nostre tempo. Reazioni poi. In diretta, quindi ragazzi. Per forza, deve essere in diretta. Per forza. Vabbè, in diretta. Vedete, registriamo e poi ve lo vedete. Come è un carro, non è facciamo che... Inter-Juve, come prima partita facciamo subito Inter-Juve. Un classico. Classico, poi si cambierà. Non si capisce, io gioco sempre solo con la Juve. Però magari oggi se hai giocato Manchester United Arsenal, sì, ti potrà fare tipo una partita. Se quello tipo, sì, quello sì, dai. Giocherà tipo prossima settimana per dire Chelsea Liverpool. Faremo Chelsea Liverpool. Chissà che cosa dirà domani il nostro amico Mauro, il milanista. Che non è potuto venire oggi con noi a fare questo special di partita, ma abbiamo voluto fare un video diverso. Ma da oggi gli dobbiamo cambiare, dai. Basta cose vecchie. No, meno male che non è venuto, sennò questo video durava 25 minuti. Non fa niente. Ma gli piace parlare il nostro amico, dai. Sì, se lo mettiamo lui così col cavalletto si sta 13 ore così a parlare, a parlare. No, scherzo, è un grande. Ciao Mauro. Vediamo Mauro, comunque ragazzi. Joao Mauro, un grande campione dell'Inter che domani giocherà. Joao Mauro Icardi, è un misto tra Icardi e Joao Mario e Joao Milano. Tenore. Joao Mauro tenore, dai. Va bene, Gabriele che Gabriele. Scherziamo. Dai, scherzi a parte. I soprannomi poi li recupereremo nella magari prossima. Ce li date voi stessi. Puntata. Magari ce li date voi stessi. Magari se. Magari guarda, ci fate un favore. Se ci fate questo favore, i soprannomi come inizio video, quando io introduco bentornati ragazzi con i playoff, io dirò bentornati ragazzi con i playoff con il soprannome e il soprannome. Lui dirà il mio e dirà il suo. Quindi ragazzi, ci vediamo bene. Non dico un soprannome né bello né brutto, un soprannome che spacca, ragazzi, dai. Va bene, vedete dai, voi. Treno, ti fermo. Sì, basta. Siamo saluti. Dice la benzina.
Va bene ragazzi, mi raccomando, mettete un bel like per questo video, condividete questo video, iscrivetevi nel nostro canale, seguiteci nelle nostre pagine social che stanno in descrizione. Ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima ragazzi, con i playoff. Ciao ragazzi, alla prossima. Aspettateci.